riconoscere in maniera ufficiale l'impegno di Antonio. Ce ne fossero di persone così. Il suo profuso impegno, l'amore per questa terra è molto radicato, tant'è che di spontanea volontà, di tasca propria, preferisco usare un linguaggio molto spicciolo, è riuscito a recuperare uno spazio che ultimamente purtroppo era il luogo dove si consumavano atti vandalici, e non voglio andare oltre ad abbellirlo e a farlo diventare un luogo anche di riflessione. Pertanto il mio ringraziamento personale, quello dell'intera amministrazione, va ad Antonio Caputo, un grazie, esempio di cittadino attivo che vuole bene al proprio paese. Spero che sia un esempio da imitare. Grazie, tutto il cuore, come avete sentito, il sindaco che mi è stato vicino, e anche l'assessore Lucrezia, che mi ha aiutato su altre cose come librerie e altre cose. L'appoggio ce l'hai da parte di tutta l'amministrazione, anche io dell'assessore della cultura. Io vi ringrazio a tutto il gruppo, grazie a te, che mi date questo sfogo di andare avanti, e che vi devo dire? Grazie di cuore. Grazie a te. Di questo che un riconoscimento di peso, nel vero senso della parola, che va oltre quella che è la semplice pergamena e quant'altro, dove ci siamo permessi, insomma, di esprimere un pensiero condiviso da tutta l'amministrazione. Allora, Valeria, se vuoi essere così gentile da leggerlo, poi magari togliamo anche... Al signor Antonio Caputo, per l'impegno profuso e l'amore incondizionato per il suo paese, per aver contribuito con il proprio tempo e la propria generosità a migliorare in particolar modo il centro storico di Ischitella. Ischitella, 30 giugno 2023, amministrazione comunale. Grazie. Grazie Antonio. Grazie. Grazie a te. In nome di tutta l'amministrazione, come già il sindaco ha avuto modo di dire, il nostro grazie per il tuo impegno, per la particolare propensione a promuovere un'attività che è quella della lettura, che ormai un po' si è persa nel tempo. E sarà il nostro impegno cercare di ingrandire questa biblioteca di scambio. Abbiamo già a disposizione un po' di libri che potremo mettere in uso anche qui. Avevamo pensato con l'assessore, parlando stasera, di organizzare durante quest'estate magari qualche avvenimento di lettura in questo veicolo, cercando di impegnare soprattutto i ragazzi, sì, e quindi le lettori potranno essere le più disparate, gli argomenti a piacere sui libri che metteremo a disposizione, e quindi ci impegneremo per dare un po' di, diciamo, spicco all'evento e a quello che è stato creato con niente e da niente. Okay, grazie. Anche io voglio prendere due parole per l'assessorato che ricopro. Antonio ha dato dimostrazione di cittadinanza attiva. Io spero che tanti, e ce ne sono tanti, devo dire, a Ischitella, che si prodigano per questo territorio e lo fanno gratuitamente. Sto pensando alla Proloco, sto pensando alla Protezione Civile e ad altre associazioni che, pur essendo un piccolo paese, dà segno di essere attenti al sociale, alla cultura e alla bellezza del territorio. Sicuramente possiamo fare di più, abbiamo un centro storico di pregio che merita di essere conosciuto e vissuto. La nostra prima azione politica è stato quello di avere delle piccole risorse, grazie a un finanziamento sulle aree interne disagiate, è stato quello proprio di attivare delle attività commerciali all'interno del centro storico, proprio perché non sia dato agli atti vandalici, al disuso, e che questo centro storico ritorni a vivere come merita. Perché io chiedo a tutti i cittadini di Ischitella di fare bello, quantomeno
il proprio spazio, non ci vuole niente, aspettarsi che il comune faccia, non abbiamo tantissime risorse, ci stiamo impegnando per attingerle, però se ci siamo tutti insieme faremo di Schitella il paese più bello del Gargano. Grazie. Thank you.